Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Siamo ancora nel contesto del terzo grande discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, dove compaiono alcune parabole. Questa volta abbiamo la parabola del tesoro nascosto nel campo e quella della perla preziosa. E vediamo in queste due parabole molto brevi la dinamica di un mercante che investe. Investe per trovare, per produrre, per far venire fuori il meglio di quello che può trovarsi in quel contesto, non solo quando trova il tesoro nascosto, non solo ha a che fare con quel tesoro che viene trovato, ma compra tutto il campo. Sembra quasi a dire che Dio, nel momento in cui ha a che fare con la nostra vita, non solo interviene, investe su quell'aspetto particolare che riguarda la nostra vita, ma si prende cura di tutto il campo, cioè compra tutto il campo, si prende cura di tutta la nostra persona. Questo è molto interessante. Dio, quando ha a che fare con la nostra vita, non solo ci raggiunge in quell'aspetto singolo, particolare che viviamo, ci raggiunge lì, ma piuttosto ci raggiunge nella nostra persona. Dio non solo guarisce una singola malattia, diciamo, che può riguardare la nostra vita, un singolo problema, ma si prende cura di tutta la nostra persona. E Dio, investe su di noi, investe per noi, come vediamo nella dinamica di quest'uomo, di questo mercante, e fa di tutto per salvarci in un certo senso. E Dio investe per noi, investe sulla nostra vita. Dio quindi si fida di noi e chi investe in un certo senso anche rischia. E Dio fa questo per la nostra vita. Dio si fida di noi e nel momento in cui si fida rischia anche per noi in un certo senso, perché noi non sempre siamo totalmente affidabili. Ma nonostante questo, Dio vede in noi probabilmente una promessa, una potenzialità, una possibilità. Dio vede in noi una profezia. Dio è lungimirante. Dio è uno che investe tanto. E quando ha a che fare con la nostra vita, ci prende sul serio, non sprecano niente e non solo ci raggiunge in una singola parte della nostra vita, ma si prende cura di tutta la persona. Compra tutto il campo e quando ci trova che siamo una perla di grande valore, Dio dice: spende tutti, questo mercante vende tutti i suoi averi e compra il campo. Sembra quasi, vediamo anche la cura di questo mercante nel momento in cui interviene per qualcosa di importante. È quel Dio che interviene così sulla nostra vita, non solo in maniera secondaria, ma in maniera totale. Amen.